È un accento che non mi convince. Posso rispondere in termini umani, così forse lei mi comprenderà meglio. Mi farebbe piacere se mi comprendesse. Ognuno ha le sue vicende, io ho avuto le mie, non discuto quelle degli altri. Io ho imparato il valore della libertà in questo dopoguerra. Prima non lo conoscevo perché forse non me lo avevano insegnato, ma non lo avevano insegnato neanche a lei, dottor Torelli. No, non è vero. Io l'ho imparato in questo dopoguerra. Come l'ho imparato? Ho imparato perché non appena ho tentato di dire, ho detto in piazza quello che pensavo, e le assicuro che quando parlavo nel 1946-47 non dicevo cose blasfeme, mi limitavo a rivendicare ciò che avevo ritenuto in buona fede di pensare e di fare, non come politico perché non lo ero mai stato, in guerra, come soldato, come ufficiale, ecco, parlavo, non era un delitto, io credo, sarà stata retorica, ma non era comunque un delitto, parlavo della guerra tradita, della guerra che avremmo voluto vincere, di quello che avevo fatto. Non appena dissi queste cose, e la si può documentare, fui denunziato per apologia di fascismo sulla base delle leggi eccezionali che già esistevano prima della legge Scelba. Fui inviato al confino, non fu un dramma perché ci stetti un giorno solo, in definitiva, e poi tornai indietro. Da allora in poi ogni mio comizio fu un tentativo da parte mia di esprimere liberamente i miei pensieri e i miei sentimenti, perché rilevavo che c'era altra gente che la pensava nello stesso modo, perché rilevavo che non tutti gli italiani accettavano che si sputasse sul piatto nel quale non avevano poveracci mangiato. A nome di tutta questa gente ho imparato ad essere libero, a difendere i valori della libertà, rispetto i valori della libertà negli altri, io rispetto profondamente gli antifascisti e non solo quelli che lo sono sempre stati, anche quelli che lo sono per avventura diventati, magari un po' tardi, magari quando ha fatto loro comodo, ma che voglio ritenere siano in buona fede. Richiedo, non dico esigo, lo stesso rispetto. La mia scelta di libertà è questa ed è definitiva perché l'ho sofferta, l'ho pagata, mi sono guadagnato i galloni sul campo di questa lotta per la libertà. Tanto è vero che la sola legge eccezionale esistente in Italia, ed è male che esista, ed è male che sia invocata, perché è una legge che combatte i delitti di opinione, non quelli di organizzazione, di opinione, è stata inventata contro di noi.